Svolgeremo una serie di esperimenti sulle onde elettromagnetiche monocromatiche. Sono tutti esperimenti di interferenza e diffrazione che mostrano le proprietà ondulatorie della luce. Utilizzeremo dei laser che generano delle onde luminose, diciamo, armoniche, sinusoidali o cosinusoidali, e in particolare abbiamo quattro laser diversi, anzi cinque. Tre sono rossi, ma di lunghezze d'onda diverse, uno è verde e uno è blu-viola. Uno di questi laser lo utilizzeremo proprio per misurare la sua lunghezza d'onda sconosciuta. Poi utilizzeremo i dispositivi ottici capaci di realizzare le interferenze e le diffrazioni. Si tratta essenzialmente di fenditure, fenditure singole, per esempio questa è variabile, nel senso che si può regolare la larghezza della fenditura. Oppure abbiamo un vetrino con incise delle fenditure singole, doppie, di dimensioni diverse, una fenditura tripla e una quadrupla. Poi abbiamo due reticoli di diffrazione da 1000 e da 500 righe al millimetro. Questo in particolare è il vetrino con 8 fenditure complessive, di cui le fenditure singole sono la 1, la 3 e la 5, come si vede anche qua in questa evidenziazione. Le fenditure doppie sono la 2, la 4 e la 6, la 7 è tripla, la 8 è quadrupla. Facendo passare la luce dei vari laser attraverso queste fenditure, si produrranno sullo schermo delle figure di interferenza e diffrazione come questa, o questa, quest'altra, o quest'altra ancora e così via. Con il laser blu-viola abbiamo ottenuto per esempio quest'altra immagine. Questi sono alcuni dei nostri laser e questo è uno dei reticoli di diffrazione. Infine questa è la fenditura variabile che si può regolare con questa vite micrometrica. Gli esperimenti sono molti e diversi, ma ci sono alcuni aspetti che sono comuni a tutti gli esperimenti, aspetti di base. La configurazione è sempre di questo tipo, c'è un fascio laser che viene inviato attraverso un sistema di fenditure. Qui per esempio è un reticolo di diffrazione con un numero elevatissimo di fenditure multiple. Fenditure che sono rappresentate in questo disegno da queste aperture praticate nello schermo. Questo infatti è il reticolo. Chiamiamo passo del reticolo la distanza fra due fenditure e sappiamo che ciascuna di queste fenditure per il principio di Huygens diventa sorgente di onde sferiche. Quindi da ciascuna fenditura partono raggi luminosi in tutte le direzioni. Qui ho evidenziato soltanto i raggi che partono in una direzione ben precisa, ad un certo angolo alfa n. Poi vedremo meglio con quale criterio ho scelto di disegnare soltanto questi raggi quando invece ne escono in quantità infinita in tutte le direzioni, da ciascuna fenditura. Torniamo al disegno principale. Questo è soltanto un ingrandimento di quello che accade qui a livello del reticolo. E qua giù c'è uno schermo che viene posto per raccogliere la luce che esce, che attraversa il reticolo. Vedremo che sullo schermo si formano soltanto alcuni massimi luminosi, come abbiamo visto nelle immagini di prima. Ci saranno zone luminose intervallate da zone scure. Poi vedremo meglio per quale motivo accade questo. Qui è rappresentata la lunghezza d'onda della luce monocromatica, naturalmente è molto più piccola e più stretta di come è rappresentata in questo disegno, perché abbiamo visto che la lunghezza d'onda è dell'ordine del mezzo micron. Ho riportato la lunghezza d'onda anche nell'ingrandimento di quello che accade al reticolo. E ho anche riportato questo tratto, che è colorato in viola, chiamato delta, che è la differenza di cammino che avevamo visto anche con le onde sonore, l'avevamo chiamata delta anche lì, è la differenza di cammino tra i vari raggi luminosi che escono paralleli in questa direzione che abbiamo scelto prima. Infatti, per esempio, questo raggio cammina per un tratto delta di più di quest'altro, il quale a sua volta cammina per un tratto delta di più di quello successivo e così via. Quindi si capisce che questo è un fenomeno di interferenza. Infatti, se questa differenza di cammino delta è pari a un numero intero di lunghezze d'onda, qua ne sono rappresentate due, per esempio. Delta uguale n lambda con n uguale 2. Allora, tutte queste onde luminose che escono a questo angolo alfa n sono in fase tra loro, perché sappiamo che una differenza di cammino pari a un numero intero di lunghezze d'onda non produce sfasamento tra un raggio e l'altro. Ecco quindi qual è il criterio in base al quale ho scelto di disegnare l'angolo.
ho disegnato quell'angolo giusto, che potremmo chiamare alfa 2 in questo esempio, che corrisponde a un'interferenza costruttiva di tutti questi raggi paralleli. Alfa 2 è lo stesso angolo che ho disegnato qui, e l'interferenza costruttiva di tutti i raggi paralleli va a dare un massimo luminoso sullo schermo in corrispondenza di questo angolo alfa 2. Alfa 1 invece è un angolo un pochino più stretto, che è adatto affinché questa differenza di cammino sia non di due lunghezze d'onda, ma di una lunghezza d'onda. Di nuovo i raggi sono in interferenza costruttiva all'angolo alfa 1, perché ciascun raggio cammina più dell'altro di una lunghezza d'onda precisa, e quindi a quell'angolo alfa 1 si crea un altro massimo luminoso. Naturalmente la stessa cosa accade anche per i raggi simmetrici a sinistra. I raggi che escono con lo stesso angolo alfa 1 oppure alfa 2 verso sinistra. E così via, ci potrebbe essere un angolo alfa 3 e un angolo alfa 4. Per esempio, un angolo alfa 3 potrebbe corrispondere a una differenza di cammino pari a 3 lunghezze d'onda. E di nuovo avremo un'interferenza costruttiva all'angolo alfa 3. Quindi alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n in generale, sono tutti quegli angoli adatti a generare una differenza di cammino delta uguale a un numero intero di lunghezze d'onda, e quindi a generare l'interferenza costruttiva dei vari raggi che escono paralleli in quella direzione alfa n. Le formule fondamentali che si utilizzano in questi esperimenti sono quindi delta uguale n lambda per avere le interferenze costruttive, e inoltre delta uguale d sen alfa n, relazione che esprime semplicemente il fatto che delta in questi triangoli rettangoli, l'angolo retto è qua, questo delta è il cateto opposto all'angolo alfa n. Quindi il cateto opposto all'angolo si ottiene moltiplicando l'ipotenusa, che è il passo di l'ipotenusa, per il seno dell'angolo. Infine c'è un'ultima formula che si utilizza spesso ed esprime la posizione x1, x2, x3, xn in cui si vengono a trovare i vari massimi luminosi sullo schermo, posizione che si può misurare e misureremo con un righello, e si può mettere in relazione con i vari angoli. Alfa 1 dà il massimo luminoso x1, alfa 2 x2. La relazione è la tangente di alfa n, per esempio la tangente di alfa 2, che sappiamo in un triangolo rettangolo è il rapporto tra il cateto opposto all'angolo, quindi x2, che è questa distanza qui, diviso l'altro cateto, cateto adiacente, che è D grande. D maiuscolo sarebbe la distanza tra il sistema di fenditure, il reticolo in questo caso, e lo schermo. Praticamente con questi due disegni e queste tre formule si risolve qualsiasi problema di ottica geometrica con i laser e si interpretano tutti gli esperimenti che faremo.